partiti, volevo premettere che nonostante la passione per il calcio seguiamo anche le vicende di questo paese scannato. Ora stanno parlando in questo Parlamento, giustamente nel Parlamento si parla e si fanno tante chiacchiere, e non mi esprimo politicamente perché non, la politica è morta, è defunta, però ve lo dico, nel senso, seguo tutto, leggo 40 giornali al giorno, seguo informazione, controinformazione, approfondisco, notti insonni, poi la mattina sono rinco, ok? Nel senso che non sono... ho a cuore il mio paese, ho a cuore addirittura il vecchio continente, perché secondo me l'Europa è un posto meraviglioso, tutto il mondo è paese, ci sono luoghi del mondo meravigliosi, ma la culla della civiltà poi sta in un fazzoletto, e quindi vederla conciata così fa un po' male, insomma, anche per i figli. Insomma, noi abbiamo vissuto dei momenti tranquilli e anche di così felici, ecco. C'era una storia su Facebook dove diceva che quelli che sono nati come me tra la metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, poi la prima metà degli anni 70, insomma 65-65, sono 71, quindi hanno vissuto degli anni veramente spensierati dopo. Poi in realtà mi piacerebbe fare tanti, ho fatto un bel video, perché poi se cominciamo a parlare di sostanze, cominciamo a parlare di quello che io ho visto con i miei occhi in una città come Milano, che negli anni 80 era la capitale, come sempre capita, non perché voglio fare milanese, ma veramente la capitale di qualsiasi cosa a livello giovanile. Mi ricordo Incento, mi ricordo tutti i gruppi possibili, tutte le bande, o tutti, appunto, il discorso, le mode, la musica. E poi si è andati negli anni 90 e poi abbiamo iniziato gli anni 2000, che erano un misto di tutto, cioè si è passati dalle mode alle bande, agli aperitivi, tutta una serie. Poi sono arrivati i social, quindi è ricambiato di nuovo tutto. Insomma, c'è tanto da dire, quindi volevo premettere che sono molto attento, insomma, a quello che accade. E poi i miei video sfoghi sul sociale ci sono, tanti li faccio, insomma, per gli amici abbonati al canale che mi sostengono in questo progetto sul sociale. E quindi alcuni contenuti quest'anno, lo dico, insomma, sono per gli abbonati, perché ci metto qualcosa, io rendo tutto pubblico, però agli abbonati, insomma, io ho chiesto di sostenermi, di sostenere il canale per avere dei piccoli vantaggi, come le live, come anche certi video, che insomma, visto che si sostiene il canale proprio per i video extra calcio e per i video di approfondimento anche sul calcio, insomma, è giusto dedicargli qualcosa di speciale, qualcosa di approfondito, eccetera. Questo, anzi, è un ringraziamento a chi sostiene il canale. Ok, detto questo, ecco, non volevo passare, perché sai, una volta perché c'è la pandemia, una volta perché c'è la crisi di governo, ok, una volta perché, insomma, io sono intimamente legato, sto andando a lavorare, ho, come sapete, due partite IVA, quindi due SRL, dove sono in una sono il titolare delle quote al 100% e nell'altra detengo il 90%, quindi il periodo è molto tosto, il periodo è molto duro, e quindi, insomma, diciamo che di questa crisi di governo, che è l'ennesima, non so quanti governi abbiamo cambiato in queste, non mi ricordo, 19-20 legislature, insomma, però questa volta non c'è in ballo, ormai lo sapete, insomma, l'Europa ha avuto il sopravvento e quindi quello che si decide lo si fa di comune accordo poi con le fonti europee. E qui c'è un discorso legato a tanti soldi che arrivano, che però qualcuno poi considera un debito, che qualcuno considera un trucco, che qualcuno non vuole, che qualcuno vuole ma non in questi termini, che qualcuno vuole ma... Insomma, questa volta c'è di mezzo parecchio grano e c'è di mezzo il paese, che va rimodernato e ristrutturato, ma ripeto, non entro nelle logiche perché mi piace ultimamente della politica andare a vedere cosa hanno fatto alla fine, non mi interessano le chiacchiere, gli interventi, e quello dice quello, e quello dice che è sbertuccia quello. Ieri ho sentito cosa ha detto Borghi, che è stato abbastanza, insomma, ha parlato anche della Popò, insomma, degli interventi, ripeto, non mi piace questo, poi si sono tutti mischiati, cioè, no,
non capisco cosa non capisco cosa vogliono, cosa vuole la Lega, nel senso, che vuole la Lega? Li avete messi di voi? No, Conte non Antonio, perché Antonio, vabbè, dai, passiamo al calcio, tanto che non c'è niente di buono, ok? Poi la gente che conta è questa qua, ve la faccio vedere, bla bla bla, poi c'è gente qua con la ruspa, o no? Non la ruspa della Lega, la ruspa quella vera, ok? Qui si lavora, ci si fa il culo. Quindi, passiamo al calcio! Allora, questa sera, cioè tra 3 ore, qui, a 2 chilometri da qui, in questo fine di Lago di Como, inizio di Valtellina e Valchiavenna, si trova, come me, anche il grande Fabio Menghi. Quindi, accendo le luci perché entro nel parcheggio, ci sarà un'intervista a tutto campo, un podcast clamoroso al Fabio Menghi, intitolato Ma il Milan? Punto di domanda. Non perché sfottiamo il Milan, ma anzi, perché io, insomma, quando lui diceva il Milan punto di domanda, in certi periodi dicevo, beh, è un punto di domanda. Ma però in questi momenti, o meglio, nelle ultime interviste, io poi spegnevo, anzi, anche durante le interviste dicevo, oh Fabio, si chiama come me, Fabio Menghi, e gli dicevo, oh, occhio, perché secondo me qua poi... Se non capita, ma si capita il patatrac, se quelle annate. E lui invece mi ha detto che puntini puntini. Quindi attenzione, perché alle 6 vado a intervistarlo o faccio una live, così va direttamente con le vostre risposte. Se lui ha il posto in ufficio di fianco al magazzino, faccio una live, così possiamo leggere le vostre risposte. E altrimenti faccio una lunga intervista in cui spazio su diverse cose, no? E calcistiche, magari anche di vita, perché veramente mi interessa capire il buon Mengone che cosa ne pensa, perché è un po' che non lo sento qua, non si può uscire, si fanno vite diverse, il coprifuoco, e lui, ecco, il Menghi, attenzione, non è vero che non vuol venire sul canale, anzi, lui però gli piace fare i video dal vivo, non gli piacciono le cose telefoniche, e quindi me l'ha sempre detto, io faccio le cose dal vivo, ed è per questo che a volte io lo sento, ma non ve lo porto sul canale, perché lui fa solo cose dal vivo. Ok, detto questo, ecco, farò un video specifico su Suning, perché ho un consulente lussemburghese che spiegherà che cos'è la due diligence. Quindi stasera, dopo il Menghi, lo monterò magari per la notte, ve lo lascio come podcast notturno. Vi ricordo che Elio Corno ha fatto una retromarcia su Conte chiedendo scusa, che è una mossa sincera, però una follia per lui, perché adesso non è più credibile, cioè lui non ha semplicemente attaccato Conte, lo ha disintegrato. Oggi dice che Conte merita gli applausi, che è veramente un grandissimo attore, che era da anni che l'Inter non la percepiva così. Clap, clap, clap. Almeno Corno l'ha detto, ok? No, perché qua il carro si riempie. Vabbè, lasciamo stare, se no mi viene, vabbè, dal Menghi che mi ha fatto sorridere, se penso a Elio Corno e gli insulti che ha fatto a Conte e all'Inter indirettamente divento matto. A dopo con tutti questi contenuti e il Gasperini che mi è appena venuto su, che ho mangiato di corsa. Cosa ho mangiato? Riso e uova, perché sono povero.